abbiamo dato il via a una residenza di formazione. Quindi questa è stata una residenza di scrittura creativa condotta appunto da Emiliano Bronzino, che nell'ambito non solo della formazione teatrale, ma ha una carriera importante. Lui tiene corsi con il Piccolo di Milano, è regista conosciuto, ha lavorato con Ronconi, è il direttore del Festival Asti Teatro, è il direttore dello Spazio Cor, uno spazio, se non ci siete ancora andati, ve lo consigliamo, dove si fa del teatro di avanguardia di grande qualità, un teatro contemporaneo che veramente vale la pena di essere seguito e di cui Emiliano è il direttore artistico. Quindi questa residenza abbiamo individuato 5 scrittori, sarà poi Emiliano a presentarveli, che hanno vissuto qui insieme ad Emiliano e insieme anche in questo caso con la comunità di Sommariva, e i risultati sono veramente speciali, quindi vi coinvolgeranno molto. Passo la parola a Emiliano. Allora, velocissimamente, il percorso che abbiamo portato avanti è stato un percorso di co-creazione, che è una parolaccia che fondamentalmente significa creare assieme alle comunità che abitano i paesi. La prima parte del percorso, come ha detto Patrizia, è stato portato avanti assieme ai 5 ragazzi che vi presento: Maria, Erika, Antonio, Gabriele e Paolo. Bravissimi. Che assieme a me, in un percorso di una settimana, quanto abbiamo vissuto? Una settimana a Sommariva, abbiamo avuto la fortuna di conoscere Sommariva, che nessuno di noi conosceva. Abbiamo avuto il piacere di incontrare e di frequentare i boschi sommarivesi, che esistono ancora anche se sono nascosti, e hanno scritto i 5 ragazzi 5 piccoli pezzi teatrali. Di questi 5 piccoli pezzi teatrali ci sarà poi successivamente l'installazione, che verrà dopo il giro aperta per poterla vedere, che invece è stata una co-creazione a cui la parte video è fatta da Mattia, che in questo momento mi sta facendo le riprese per documentazione, e la parte audio è stata invece fatta da me con i loro contributi e i contributi degli abitanti di Sommariva. Finisco con Maura. Sì, scusami, con Maura Sesia, che ha fatto parte, no, che ha fatto parte del processo formativo, e che adesso ci dice due robe. Le tre parole di prima. È stata un incontro. Emiliano Bronzino, qui a Sommariva, per Creativamente Roero, con una video installazione concepita proprio con gli abitanti del paese. Emiliano, intanto volevo sapere da te un'impressione su questi luoghi, che penso siano una novità per te. Allora, sì, io quando conoscevo Sommariva del Bosco per i cartelli stradali che incrociavo passando per il Cuneese, non ero mai venuto qua, il nome è molto evocativo, Sommariva del Bosco. Quando mi hanno offerto questo progetto ho detto: ah, assolutamente, va bene, volentieri, andiamo a vedere il luogo com'è. Sono venuto e ho scoperto una città che nasconde una parte di borgo molto bella, molto interessante. La natura sfiora la città, il paese, e però la sorpresa più grossa di tutto questo progetto è stata la disponibilità dei cittadini. Ho scoperto associazioni, gruppi, singoli cittadini che avevano voglia di entrare in contatto con noi, di partecipare al lavoro, ci hanno accompagnato per i boschi, ci hanno fatto conoscere i boschi, ci hanno fatto conoscere la città. Ci sono moltissime associazioni che si curano della conservazione dei beni culturali della città, con pubblicazioni, con libri. È stato molto coinvolgente. Bello. Con te hanno collaborato dei giovani autori? Sì. Come sono stati selezionati questi ragazzi? Tramite un bando pubblico, con a partecipazione limitata, nel senso che abbiamo chiesto a determinati partner del progetto di segnalarci degli autori, e in base al numero di segnalazioni abbiamo fatto una cernita e abbiamo scelto i 5 autori. Cercavamo 5 autori che fossero già, non alle prime armi, avessero già una formazione, ma non fossero ancora diciamo lanciati nel mondo della scrittura.
Devo dire i cinque erano, tranne uno, erano tranne due, erano abbastanza nuovi alla scrittura drammaturgica teatrale. È stato un percorso di formazione anche in questo senso, durato una settimana qui a Sommariva, in contatto con gli abitanti che ci hanno ospitato, ci davano da mangiare, e hanno prodotto questi cinque elaborati che poi verranno pubblicati grazie a Creativamente Roero, e da cui poi è stata tratta l'installazione audiovisuale. Io ti ringrazio anche per la meravigliosa video installazione che ci hai regalato, e speriamo di ritrovarti ancora qui a Sommariva del Bosco. Molto volentieri, grazie. Grazie. È stato Giovanni che mi ha preso dalla piazza, mi ha fatto fare questo giro qua. Quando mi ha portato qui mi ha detto: ah guarda, poi c'è quell'albero lì, noi lo chiamiamo il pino solitario. Poi ho scoperto che non è un pino, che è stato mezzo distrutto quest'anno da un fulmine. Per cui niente, da questa, io immaginavo da questa parte di Sommariva l'apertura dei boschi, che poi c'è ma è molto più in là. E invece nel venire qua a immaginare questo bosco mi sono ritrovato il pino solitario, che un pino non è. Da, questo è quello che dicevo, da qui è nata un po' l'idea di quello che è stato poi il percorso mio personale creativo intorno a questa residenza e questa opera d'arte che verrà presentata, di questo tentativo di restituire a una città un bosco di memorie, non semplicemente un luogo, ma una partecipazione condivisa e comune che ricostruisca dei boschi di comunità. Perché un'altra parte delle cose che ho scoperto grazie alle lunghe chiacchierate che ho avuto con Giovanni nel corso di questi mesi è che Sommariva è un paese che, come state vedendo, nasconde anche delle zone molto belle, ma che in realtà ha una frammentarietà della vita in comune. Cioè spesso ci sono quartieri interi dove ci sono persone che abitano, che vengono qua, ma che in realtà lavorano fuori, vivono fuori. Quindi in una qualche maniera è un piccolo passo quello che abbiamo voluto fare per restituire una forma di appartenenza a Sommariva. Questo è quello che ho cercato di fare. Basta, vi ringrazio. Ultimo pezzo, poi si sta seduti. Creativamente Roero a Sommariva del Bosco. Siamo qui con il sindaco del paese. Abbiamo fatto una splendida passeggiata proprio nei boschi di Sommariva. E volevamo così sapere, sindaco, cosa ha portato creativamente qui nel suo paese. Innanzitutto ha portato entusiasmo fra i miei cittadini, innanzitutto ha portato mesi fa degli artisti che sono rimasti ospiti da noi per una settimana, hanno avuto modo di conoscere Sommariva nelle vari aspetti e modi più diversi possibili, dalle attività quotidiana del paese all'attività serale, alle manifestazioni che abbiamo anche comunque organizzato in questo periodo. E soprattutto oggi abbiamo portato dei turisti. Oggi, grazie Creativamente Roero, abbiamo fatto conoscere Sommariva Bosco, un paese considerato da molti un paese prettamente di pianura. In effetti noi abbiamo i boschi e abbiamo le colline, perché abbiamo una parte di territorio dove inizia proprio la collina del Roero, e da qui che nasce il termine di una trentina d'anni fa di Porta del Roero. Nella passeggiata che abbiamo fatto una passeggiata nel vero centro storico del paese, attorno al castello, attorno al pino solitario, attorno alla parrocchia, per riscendere nella piazza del vecchio palazzo comunale storico da secoli. E abbiamo il piacere quindi di avere degli ospiti che sono rimasti impressionati anche dai nostri prodotti tipici del miele. Ci siamo specializzati da parecchi anni nella raccolta dei mieli e siamo diventati ormai famosi in Italia per il nostro Festival dei Mieli e per tutte le attività legate al miele che abbiamo intrapreso negli ultimi tempi. Creativamente Roero vi ha anche regalato questa bellissima installazione video che ha coinvolto il paese, perché appunto parlavo prima con l'artista, è stata un tutt'uno proprio con gli abitanti del paese. Questa è stata una sinergia meravigliosa. Sì, è stato un aspetto ottimo e positivo, ma ci lascia anche un insegnamento, che è quello di riuscire a valorizzare ciò che noi abbiamo. Prima abbiamo parlato di ciò che delle nostre attività, abbiamo parlato del miele, però dobbiamo parlare del bosco, perché questo è il futuro ed è un tema non modernissimo, di più ancora. Noi il bosco ce l'abbiamo a due passi,
e quindi dobbiamo riuscire di nuovo a valorizzarlo e ad apprezzare che una passeggiata nel nostro bosco di Sommariva del Bosco non ha prezzo. E molte volte, piuttosto che prendere la macchina e andare in un centro commerciale, due passi da casa nostra dopo aver pranzato o anche cenato nel periodo estivo è la cosa migliore che si può fare. Non solo per noi stessi che abitiamo tutto l'anno a Sommariva Bosco, ma anche per coloro che vogliono nel weekend venirci a trovare. È a portata di mano, a portata di tutti. E quindi ci lascia l'insegnamento di cercare di tenerlo bene, di conservarlo e di apprezzare sempre di più la natura sotto casa, prima di parlare di cose macro e macro natura che forse non abbiamo neanche bene la coscienza di quello che possa essere. Sindaco, grazie. Allora ci salutiamo qui. Un invito a tutti alla Porta del Roero di Sommariva del Bosco e ai suoi splendidi paesaggi. Grazie a voi per la vostra presenza.